Ecco, andiamo avanti. Cosa dice ai giovani di oggi che vogliono intraprendere il suo mestiere? Un consiglio. Vuoi sapere proprio cosa ti dico? Sì. Dico di non cercare di fare questo mestiere. Perché? Perché ormai per la musica del cinema non si spende più soldi, non si vuole dare più soldi al compositore, non si vuole spendere soldi per l'orchestra, e quindi questo è un guaio. Io non ho problemi, perché lavorando con grandi registi, con alcuni grandi registi, loro si impongono contrattualmente che devono avere quello che devono avere, ma in genere, per esempio, con certi registi non posso lavorare, perché quando mi hanno detto che ci sono pochi soldi, io ho detto per chi sono pochi soldi? Per me o per l'orchestra? Dice per tutte e due, e io non faccio firme. Non è possibile, cioè ormai credo che la musica sia una cosa proprio da far scurare, e quindi io lavoro soltanto con i registi, ma soprattutto con l'autore, che hanno della forza contrattuale, per cui non si pone il problema della spesa per l'orchestra e per la musica. Entrato e si è spiegato molto bene. A me, maestro, mi curgisse sapere la musica che ascolta Ennio Morricone, cioè i CD che lei ha in casa, in salotto. Che musica ascolta? Ascolto non la musica, ma dei concerti, quando si deve ascoltare musica, concerti di musica assoluta. Cioè, la mia musica non ascolto niente, perché è inutile che l'ascolto, ma salvo i casi dove io devo dare l'ok per la partenza e la stampa di un disco, di un compadisco, allora devo per forza ascoltarla. Ho capito. So che lei ama gli scacchi e vorrebbe essere un grande giocatore di scacchi, e se non fosse Ennio Morricone, che tutti conosciamo, vorrebbe essere uno dei più grandi giocatori di scacchi del mondo. Da dove gli è nata questa passione? Ah, da ragazzo, quando passai di fronte a un'edicola che vendeva non solo i giornali ma anche dei libri, vidi un libro di scacchi, Salvioli, lo comperai, imparai da solo a giocare di scacchi. Mi prese una grande passione e stavo trascurando, no, abbandonando, trascurando gli studi. A un certo punto mio padre mi disse: se te non lasci perdere di giocare a scacchi, guarda, insomma, litighiamo. Quindi ho smesso subito di giocare a scacchi, e quindi ho continuato a studiare, ho ripreso gli scacchi sui 30 anni. Quando ho finito gli studi già la professione era cominciata. Per io ho studiato veramente gli scacchi, perché il primo torneo che ho fatto fu disastroso, non avevo ripreso a studiare, e quindi era difficile giocare bene. Prese tutte le scopole, insomma, tutte le botte. Oggi invece è molto bravo a giocare a scacchi. No, oggi non sono più bravo, se lo è, ammesso che lo ero in passato, perché non mi esercito più, non studio più, non gioco più a scacchi, vedo le riviste di scacchi, ma poi non è che pratico niente, allora bisogna giocare e studiare un momentino. Moltissimi premi naturalmente alla carriera, 5 nomination all'Oscar, 8 nastri d'argento, insomma la anche qui. 10, 11 anzi. 11 addirittura. 11 nastri d'argento, 10 i Davide Donatello, ecco che 10, quelli sono la maggior parte. Però nel 2007 riceve il premio Oscar alla carriera, consegnato da Clint Eastwood, e un'icona del film del western ovviamente, e lei fa una dedica davanti a un pubblico che io ho rivisto quel video tante volte, sa, quel pubblico americano lì plastificato, fa una dedica che ha emozionato, veramente mi ha emozionato e emozionato tutti, fa una dedica a sua moglie. Quanto è stata importante la famiglia, sua moglie, nella sua grande carriera? Ma è stata molto importante, perché veramente per fare bene questo lavoro io molte volte ero assente da casa, ma poi quando ero a casa scrivevo musica solo, da solo, e quindi in qualche maniera trascuravo la famiglia, in qualche maniera, non è che fossi completamente assente, però tutto il tempo che dovevo passare con mia moglie non lo passavo con mia moglie, lo passavo con la musica che scrivevo, quindi questo è quello che ha pagato la mia professione come famiglia, ecco. Però io ho tutti dei figli carini, importanti, amici, fratelli, mia moglie tranquilla con me. Fortunatamente lei, mia moglie, aveva la madre, la sorella, con cui era molto affiatata e vicinina, e quindi no, lei non ha perduto troppo di me, perché io ero perlomeno al 50%, almeno il 50%, come il tempo parlo, tutto bene oggi. Non ha avuto nella sua carriera un po' la paura che il grande successo, insomma, cinematografico delle colonne sonore abbia un po' oscurato quello dei concerti che lei nel 1980 poi ha ripreso? Dunque, quando parlo di concerti parlo di musica
assoluta, sì. Non ti concerco, ecco, allora però. Allora, no, c'è stato un tempo che io ho trascurato la musica assoluta e nel 1980 ho ripreso a scriverla. No, non mi pento di questo. Credo proprio, e ho la consolazione fortissima di un grande compositore che non voglio nominare e un musicologo che non voglio nominare, per ragioni evidenti, che hanno capito che loro nella loro vita hanno sbagliato a non considerare la musica del cinema come una musica fortissima, importantissima per la nostra epoca. C'è un ripensamento di molti, e di questi due che mi sono testimoni di questo che dico, che considero la musica del cinema importantissima, importantissima veramente, come musica di oggi. C'è una musica tra il concerto di musica assoluta o colonne sonore del film che la sente più sua, che la che la identifica di più? Una musica assoluta che ha detto più mea? Sì. Io sono il padre della musica lì, il padre è una madre, posso dire meglio di un figlio invece che un altro? No. No, a tutte, vuole bene a tutte, ovviamente, a tutte le sue composizioni. Anche quelle meno riuscite, però si dice. È difficile pensare che il maestro Morricone ci sono delle musiche meno riuscite, in effetti, però se lei lo dice. No, c'è qualcosa di meglio e qualcosa di peggio, per forza. Ah, senta maestro, un'ultima domanda, perché lei è stato veramente gentilissimo. Nella scena finale del film Mission, una bambina sceglie tra un candelabro e un violino, sceglie il violino. La musica può essere ancora una fonte di salvezza? Individuale e per una persona può esserlo, ma poi c'è il mondo intorno che ci frega tutto, capito? Le nostre illusioni cadono. La musica è una grande illusione che aiuta a vivere, ma poi non è la vita, perché noi stiamo al mondo e quindi il mondo si fa schifo, rimane schifoso. E la musica non basta. Non basta. Cosa ci vorrebbe in più? Ci vorrebbero degli individui onesti che facciano il loro dovere in tutti i campi, senza rubare, senza fare atti disonesti e altre cose terribili. Io, maestro, la devo veramente ringraziare, questo è uno di quei giorni che non dimenticherò, veramente grazie, grazie per la sua musica, grazie per le emozioni che ci ha e ci continuerà a dare anche il 5 febbraio qui a Londra, in cui incontrerà sicuramente la comunità italiana a Londra, e non solo, verremo tutti al suo concerto. Io la ringrazio di essere stato a London One Radio. Sono molto contento, grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. E noi andiamo in spazio musicale con la colonna sonora di questo film straordinario, Mission, la colonna sonora fatta dal maestro Ennio Morricone. Dopo Morricone abbiamo una giornalista, il volto, la voce di Al Jazeera in UK, Barbara Serra. Grazie di essere insieme a noi di London One Radio. Grazie a voi. Allora Barbara, innanzitutto nasci in Italia, a Milano, i genitori isolani, mamma siciliana, babbo dalla Sardegna, tu lavori ad Al Jazeera, che la parola significa isola. E vivi in Inghilterra, vivi in... quindi si chiude il cerchio. Sì, sì, non so perché c'è questa, sono di sangue isolano e anche sono rifinita. Mi piace, però, mi piace essere vicino al mare, mi rassicura. Dopo un'enorme gavetta dalla BBC, Sky, poi sei andata ad Al Jazeera.
Com'è stato entrare ad Al Jazeera essendo una donna? Tu sai che un po' l'anno del 2014, poi sarà anche il 2015 l'anno delle donne, abbiamo un premio Nobel che è una donna, abbiamo la Giannotti che diventerà direttrice del CERN di Ginevra, una donna, Samantha Cristoforetti che è sopra di noi ed è una donna. Tu hai trovato difficoltà per essere una donna, per lavorare qui in Inghilterra? Ovviamente ci sono delle differenze, credo che ancora anche in Inghilterra, anche in Nord Europa, la grande differenza è che la donna per lo più ha più il peso della famiglia, i livelli diversi dipende da dove viene nel mondo. Io non le ho notate avendo fatto la mia carriera nel Nord Europa, devo dire. Andando ad Al Jazeera no, neanche, e questo lo puoi vedere anche guardando il canale arabo, ci sono molte donne, non solo sai quella che dice il meteo tutta carina, ma donne proprio in prima linea in zone di guerra, donne di una certa età, mature, che conducono i TG, perciò ovviamente molto esperte, e perciò non l'ho notato ad Al Jazeera, anche perché Al Jazeera sai, è una company, poi culturalmente ovviamente nel Medio Oriente è diverso, però non devo dire, non tutte le difficoltà che ho avuto ad essere donna non l'ho sentita, differenze a volte sì, però insomma ho lottato e poi si va avanti. Non è facile per nessuno, neanche per gli uomini. Come hai vissuto e avete vissuto nella redazione di Al Jazeera la situazione di Charlie Hebdo? Ok, avevo una readership, cioè era un magazine abbastanza piccolo, credo 40.000 copie ogni settimana, però cioè, loro facevano satira, loro colpivano tutti, colpiscono tutti, e non ci piove, nessuno con cui io abbia parlato, che sia ad Al Jazeera, fuori, musulmano, no, nessuno ha detto che quello che è successo non sia stata una strage. Quello che è successo dentro ad Al Jazeera è sono state trapelate delle email di redazione che mostrava il nostro dibattito interno, e ovviamente di nuovo nessuno diceva che questi qui si meritassero, sai, siamo giornalisti anche noi e molti dei nostri giornalisti muoiono per la libertà di espressione in vari paesi arabi, perciò noi lo sentiamo proprio sulla nostra pelle. Però detto questo, essendo Al Jazeera English probabilmente la redazione più variata al mondo per nazionalità e religioni, è iniziato un dibattito che credo che rifletta il dibattito mondiale, e molti colleghi per lo più musulmani dicevano noi completamente attacchiamo gli attacchi, cioè li condanniamo, però questo non vuol dire che noi ci sentiamo je suis char, meritavano di morire? Ovviamente no, cioè su quello non ci piove, però credo che questo ti mostri come il dibattito non sia solo bianco e nero. Infatti c'erano delle altre hashtag, e c'era anche je suis Ahmed, e Ahmed Merebet è il poliziotto che è stato ammazzato a sangue freddo fuori dalla redazione di Charlie Hebdo. E allora è interessante, io ho parlato su Al Jazeera con un ragazzo che l'ha fatto diventare viral hashtag, e lui ha detto io sono Ahmed, perché lui era il poliziotto che ha dato la sua vita per proteggere chi aveva offeso la sua religione. Perciò credo che, sai, questo è un dibattito molto importante, molto complesso, che non finirà tra un paio di mesi o un paio di anni. Cioè questo per me, questo conflitto, chiamiamolo, o tensioni fra mondo tale e mondo islamico, è la storia della nostra generazione, come magari la guerra fredda lo era dei nostri genitori, perciò non è una cosa che passa domani. E credo che bisogna capire veramente le complessità del dialogo, non vedere tutto in bianco e nero. E sai, il dialogo non vuol dire che alla fine penseremo tutti alla stessa maniera, perciò neanche di illuderci di quello, ma almeno di capire come pensano gli altri e le sfaccettature di come pensa, diciamo, l'altra parte. Si parla spesso di libertà di stampa. Dopo questo fatto in Francia, secondo te bisogna creare un limite oppure capire dov'è la libertà e il rispetto? Senti, i limiti, allora, limite no, perché c'è bisogno di una stampa libera, e noi lo sappiamo anche proprio in Italia, a volte ci sono pressioni, influenze, eccetera, ma detto questo, sai, pressioni e influenze ci sono più o meno in tutto il mondo, e questa idea non è che noi stampiamo quello che vogliamo, diciamo quello che vogliamo, c'è sempre dell'autocritica, cioè tu prima di andare in onda